Oggi parliamo di una compatta, ma una compatta con uno zoom da 48 mm a 200 mm. Particolarità ovviamente che salta subito all'occhio è il suo enorme zoom, parliamo di un 48-200 f5.1-13, che la rende comunque buffa, ma allo stesso tempo molto molto interessante. Infatti appena l'ho vista su eBay sono stato subito molto curioso di provarla, perché come si può comportare una compatta che arriva a 200 mm? E molto probabilmente una cosa che vi starete chiedendo è quanto costa una compatta del genere. A tutte le persone a cui l'ho mostrata ho fatto subito una domanda: secondo voi quanto l'ho pagata? Sono arrivate le cifre più assurde, ma tutti sono rimasti sconvolti quando hanno saputo che l'ho pagata solo un euro. Certo, ho dovuto pagare 16 euro di spedizione, ma comunque quello che me l'ha venduta ha guadagnato solo un euro. Ok, questo era il prezzo di una persona che voleva sbarazzarsene, ma in realtà il prezzo che si trova su eBay varia tantissimo, va da 20 a 100 euro, quindi facendo una media si trova attorno ai 40 ai 60 euro. Date un'occhiata alle offerte e la troverete a poco prezzo. E visto che già che vi ho detto il prezzo, prima di parlare delle caratteristiche, molti di voi si staranno chiedendo come è possibile che l'abbia pagato un euro. Beh, perché ogni tanto su eBay ci sono quelle occasioni. Vi basta cercare fotografia analogica, ordinare i risultati per prezzo crescente oppure in scadenza, perché magari ci sono delle aste interessanti dove nessuno ha offerto e quindi il prezzo è ancora basso e stanno per scadere, e vi possono capitare ogni tanto queste occasioni qui. Perciò ogni tanto fatevi un giro in questa pagina di eBay, perché possono capitare appunto occasioni così interessanti. Ma come si comporta sul campo? Andiamo a vedere. Non so perché questa foto sia venuta così, era completamente sottoesposta e per recuperarla allo scanner ho dovuto fare questa porcata che sembra praticamente sabbia su foto. Boh, non lo so. E siamo di nuovo a Torino, perché ho continuato il video dell'altra volta. Partiamo dalle caratteristiche tecniche. Ovviamente abbiamo parlato di uno zoom 48-200 mm f5.1-13, non molto aperto, ma ricordiamoci pur sempre che le analogiche 35 mm sono delle full frame, quindi abbiamo lo sfocato delle full frame, quindi a f5.1-13 certo non ce n'è tantissimo, ma non ce n'è neanche poco. Offre ben 6 modalità di scatto, infatti abbiamo una ghiera che ci consente di accenderla in modalità completamente automatica, con flash attivato, con flash disattivato, una modalità per ritratti notturni, la modalità bulb e la modalità bulb con flash attivato. Quindi possiamo dire una macchina completa. Sopra abbiamo un piccolo schermo LCD retroilluminato che ci indica il conteggiatore di scatti, e il riavvolgimento è automatico, quindi veramente veramente comoda. E poi abbiamo tre pulsanti: il pulsante dell'autoscatto, che in realtà premuto più volte ci dà più modalità, come per esempio l'autoscatto, la possibilità di collegare un telecomando remoto che io però non possiedo, e anche la doppia esposizione. Doppia esposizione però che io non ho provato, perché non è una modalità che mi piace tanto, e soprattutto non è una modalità che io riesco a sfruttare più di tanto, perché le doppie esposizioni vanno fatte con un certo criterio, se no viene una schifezza. Però sostanzialmente si preme il pulsante di doppia esposizione, si scatta la foto, dopodiché si può scattare un'altra foto. Se vogliamo impressionare ancora più volte la pellicola, premiamo il pulsante di doppia esposizione, scattiamo la foto, lo premiamo di nuovo, scattiamo un'altra foto e così via. Possiamo fare quante esposizioni vogliamo. Più in alto troviamo il selettore dell'autofocus. Possiamo impostarlo direttamente a infinito se vogliamo fotografare un paesaggio, oppure in spot.
e nel mirino cambierà qualcosa, c'è un indicatore che vi indica il punto di messa a fuoco, quindi possiamo schiacciare a metà corsa il pulsante di scatto, mettere a fuoco in quel punto, dopodiché sempre tenendo premuto il pulsante di scatto a metà corsa, spostare l'inquadratura per comporla al meglio e dopodiché premere a fondo per scattare. Infine a sinistra dello schermo LCD troviamo un pulsante per correggere gli occhi rossi quando scattiamo col flash. È presente inoltre una modalità panoramica, infatti questa macchina può scattare anche foto panoramiche e si inserirà una specie di mascherina all'interno del vano pellicola e la mascherina comparirà anche nel mirino. La modalità panoramica è una cosa assolutamente inutile secondo me, perché sostanzialmente stai perdendo parte impressionata della pellicola quando puoi tranquillamente fare un crop in post produzione. E molti di voi diranno: sì, ma queste macchine erano pensate per l'analogico quando non c'era la post produzione. Sì, ma sempre che puoi tagliare la stampa una volta fatta per avere il formato panoramico, quindi il formato panoramico croppato così secondo me non ha assolutamente senso. Può avere senso un formato panoramico che si estende di più rispetto alla superficie impressionata normalmente dal 35 mm, quindi questa funzione c'è se la volete, però secondo me è assolutamente inutile. E come vi ho detto, compare anche un crop nel mirino che comunque riesce a coprire questo range di zoom. Infatti quando andiamo a zoomare anche il mirino zooma e zooma fino a 200 mm, quindi questa è una buona cosa. Se non fosse che il mirino è piccolo, non si vede benissimo, certo vi permette di inquadrare ma dovete un po' sforzare l'occhio. Anche se c'è il correttore delle diottrie, comunque il mirino non è dei migliori che abbia visto. Infine poi bisogna inserire una batteria CR123A per farla funzionare, solo una. Secondo me è stata la città migliore per provare questa macchina fotografica, perché avendo la Mole Antonelliana nei paraggi potevo sfruttare al massimo il suo zoom per vedere i minimi dettagli della sua guglia. Inoltre, avendo anche il Monte dei Cappuccini, quindi un luogo sopraelevato da dove vedere tutta la città, mi sono sicuramente potuto sbizzarrire con lei. We'll be right back.
col suo zoom una delle mie prime curiosità quando l'ho comprata era capire come si comporta nei ritratti, come vengono i ritratti a 200 mm, c'è tanto sfocato? Beh, per questo ho chiamato un mio amico e gli ho fatto qualche foto. Ok, tiriamo le somme. È una macchina che potrebbe essere interessante, non è molto grande, certo. È tanto brutta da vedere, vi potrebbero tranquillamente prendere in giro con una cosa di queste in mano. Però fare street photography con lei, essendo che si può sfruttare il suo grande zoom, potrebbe essere una cosa molto interessante. Come contro però abbiamo che non è così infallibile. Avete visto alcune foto dove il fuoco è stato mancato completamente? Stiamo parlando di due o tre foto su un rullino da 36 se non sbaglio. E comunque molte foto mi sono reso conto che sono uscite storte, quindi o ho fatto schifo io, oppure il mirino non è costruito così bene come vi avevo fatto notare. Non solo non si vede bene, ma magari non è così preciso, oppure semplicemente non ci consente effettivamente di capire se la foto è abbastanza dritta oppure no. Però posso capire che per alcuni di voi questa qui potrebbe essere un'ottima soluzione. Subito dopo averla provata mi sono subito chiesto: ma potrebbe prendere il posto della mia Olympus AF1 Twin che ho recensito in questo video qui? Non lo so, perché effettivamente le foto che ha tirato fuori non mi sono piaciute così tanto. Forse preferisco avere la F1 Twin che fa delle cose un po' più precise, soprattutto grazie al suo F3.5 sul 35 mm e il suo F5.6 sul 70 mm mi consente di avere uno sfocato migliore, e quindi penso comunque di preferire la Olympus a lei, anche perché la Olympus è un po' più precisa. Però ripeto, non mi sento di sconsigliarvela. Valutate bene se può fare al caso vostro, se necessitate di questo zoom che vi sta comunque in una tasca abbastanza grande, non è poi così piccola come macchina, abbastanza cicciotta. E lo sfocato nei ritratti a 200 mm effettivamente sembra esserci, ce n'è un po' meno a 48 mm o comunque alle focali più corte. That's it ragazzi, il video è finito. Vi ricordo che se avete qualsiasi cosa da chiedermi potete farlo qui sotto nei commenti, oppure direttamente su Instagram a @DavideMarranon, dove rispondo a tutti quanti. Vi invito poi a lasciare un mi piace a questo video se vi è piaciuto, a iscrivervi al canale per non perdere nessun altro video a tema foto e video digitali e non, e noi ci vediamo venerdì prossimo alle 14 sempre qui su MD La Tua Droga Quotidiana. Ciao.